Mi piace uccidere le persone perché è molto divertente. È più divertente di uccidere gli animali selvaggi nella foresta, perché l'uomo è l'animale più pericoloso. Questo è stato il primo enigma inviato ai giornali e alle autorità investigative da uno dei più noti serial killer della storia degli Stati Uniti, un uomo che non è mai stato identificato, ma tutti lo conoscevano con il soprannome di Zodiac, il serial killer dello Zodiaco, come lui stesso si firmava nei messaggi in codice inviati dopo ogni suo crimine. All'assassino sono stati attribuiti almeno 5 omicidi, avvenuti in California tra il 1968 e il 1969. Lui stesso affermava di aver ucciso 37 persone fino al 1974, quando ha inviato la sua ultima lettera. Da allora non si hanno più notizie di lui. Tuttavia, il caso è stato recentemente riaperto. La stampa statunitense ha rivelato l'identità del serial killer. Le dichiarazioni del giornalista del Daily Mail, Thomas Colbert, membro del Case Breakers, un gruppo di lavoro di ex detective ed esperti che fa luce sui più importanti casi irrisolti, hanno dato un nuovo impulso alle indagini. Le ricerche di Zodiac, durate decenni, non hanno mai portato al suo arresto. Il serial killer sembrava essere sempre un passo avanti rispetto agli investigatori e li prendeva in giro. Non ha mai lasciato impronte digitali sulle sue lettere. Non ha mai scritto dettagli che potessero rivelare la sua identità. Era molto intelligente, molto preparato. Conosceva e anticipava i metodi di indagine e i migliori agenti dell'FBI hanno cercato di identificarlo, ma non ci sono riusciti. Ed è proprio contro il Federal Bureau of Investigation che Colbert punta il dito, criticando la polizia federale per la cattiva gestione del caso. Il giornalista è riuscito a confermare che il serial killer dello Zodiaco sarebbe Gary Francis Post, grazie a segreti ottenuti da fonti interne all'FBI. Era un veterano dell'aeronautica, morto nel 2018 all'età di 80 anni, e in passato era stato uno dei principali sospetti. Un uomo dalle caratteristiche compatibili con l'identikit del mostro. Secondo Colbert, gli esperti dell'FBI lo consideravano un sospetto, ma ignoravano le prove che li avrebbero aiutati a catturarlo. Il giornalista ha rivelato che l'FBI disponeva persino di un campione parziale di DNA dell'uomo, ma quel profilo genetico non è mai stato esaminato a dovere quando Post era ancora vivo. La chiave per risolvere il mistero risiederebbe in quel DNA. Le nuove tecniche scientifiche potrebbero essere sufficienti a collegare il veterano dell'aviazione a 5 omicidi accertati. Un mistero intricato, con i Case Breakers che chiedono una revisione delle indagini e l'FBI che resta in silenzio, definendo il caso aperto e irrisolto e chiedendo il rispetto per le vittime e le loro famiglie. La storia del serial killer Zodiac è così inquietante e misteriosa che nel 2007 è stato realizzato un film intitolato Zodiac. La lunga scia di omicidi cominciò il 20 dicembre del 1968, quando venne assassinata una coppia appartata in auto in una stradina di Benicia, San Francisco. Zodiac sparò alla testa del ragazzo e uccise con 5 colpi la fidanzata che cercava di scappare. La sera del 4 luglio del 1969, il killer commise un altro omicidio in un parcheggio di Vallejo, a poca distanza dal primo delitto. Altre 2 persone nell'auto furono colpite da proiettili. La donna morì, l'uomo sopravvisse e fornì agli investigatori un identikit dell'assassino. Descrisse un uomo di carnagione chiara, sui 30 anni, alto 1,70 m, capelli corti, castani e ricci. Il crimine non venne collegato a quello di dicembre fino a che, 40 minuti dopo, un uomo chiamò la polizia, riferendo di essere lui il responsabile dell'assalto a Vallejo e del duplice omicidio di Benicia. Le armi usate per gli omicidi risultavano diverse. Gli investigatori, quindi, inizialmente non pensavano che i 2 episodi fossero collegati. Frustrato dal fatto di non essere creduto, il 1 agosto il serial killer inviò 3 lettere identiche a 3 giornali, rivendicando la paternità dei 2 omicidi.
Alle lettere allegava diverse parti di un messaggio criptato, specificando che in quel codice era contenuta la sua identità. L'enigma venne decifrato pochi giorni dopo e conteneva queste frasi: «Mi piace uccidere le persone perché è molto divertente. È più divertente di uccidere gli animali selvaggi nella foresta perché l'uomo è l'animale più pericoloso». L'assassino aveva anche aggiunto che le vittime che uccideva sarebbero diventate sue schiave nell'aldilà. Una seconda lettera inviata al giornale diceva: «Caro direttore, qui è Zodiac che parla». Da quel momento il serial killer divenne famoso con quel nome. Il 27 settembre del 1969 colpì di nuovo, con il suo tipico travestimento. Mascherato da boia e con il suo simbolo disegnato sul petto, un cerchio attraversato dalla croce con cui firmava le sue lettere, sorprese due studenti vicino al lago Berriessa e li pugnalò. Prima di fuggire, scrisse sulla portiera della loro auto le date dei tre delitti. Meno di due settimane dopo, la polizia lo mancò per poco, quando Zodiac sparò in testa un tassista. Un agente lo incrociò, ma lo lasciò andare perché la centrale aveva indicato che il sospettato era un uomo di colore. Zodiac inviò un'altra lettera ai poliziotti. «Spero vi stiate divertendo molto nel tentare di prendermi, ma non ho paura della camera a gas, perché mi manderà in paradiso dove ho già mandato gli altri. Adesso ho abbastanza schiavi che lavoreranno per me». Questo messaggio è stato decifrato nel 2020. Per dimostrare di essere l'assassino, Zodiac incollò un pezzo della camicia insanguinata del tassista, l'ultima vittima attribuita ufficialmente al serial killer.